Sì, la prima volta che veniamo abbiamo deciso di venire perché c'era un'area dedicata alla fabbrica digitale e noi abbiamo una piattaforma software che fa proprio questo, digitalizzazione della produzione. Quindi sembrava il posto giusto dove venire. Ma l'impressione è buona perché abbiamo trovato diverse persone interessate, sia in termini di possibili partner o possibili clienti, tanta gente che viene, quindi diciamo che è assolutamente positivo, in linea con quanto ci aspettavamo. La nostra è una piattaforma software israeliana, noi siamo la filiale italiana e abbiamo un software che permette di digitalizzare lo stabilimento produttivo. Noi ci rivolgiamo a svariate categorie di clienti, quindi che possono produrre qualunque tipologia di prodotti e permette di controllare in automatico il flusso della produzione e in questo modo ottimizzarlo. Quindi verifico le macchine se funzionano, che velocità vanno, se c'è qualche problema e ci permettono di intervenire in tempo reale, capendo quello che succede e ponendo rimedio il più presto possibile. L'Italia è il secondo mercato manufatturiero in Europa dopo la Germania, per cui è un mercato strategico e, secondo quello che pensano gli israeliani, ma io sono d'accordo ovviamente, è anche un mercato dove è più facile entrare rispetto magari a un mercato tedesco che è più chiuso all'arrivo di soluzioni non tedesche. Quindi ecco, l'Italia è stata una scelta strategica, è stata tra l'altro la prima nazione europea aperta insieme all'Inghilterra.